Grazie. Grazie a Beatrice Rangoni Machiavelli. Oggi c'è una nuova generazione di donne che ricopre ruoli chiave nella politica italiana. Invito il ministro per le riforme costituzionali Maria Elena Boschi a prendere la parola. Prego. Signor Presidente della Repubblica, autorità, gentili signore e signore, la celebrazione della Giornata Internazionale delle Donne assume quest'anno per ogni donna italiana un significato particolare e il motivo sta in una verità che vale per i singoli individui come per un popolo, per un paese intero. Senza memoria non c'è futuro. Ecco perché oggi noi ricordiamo un momento così importante nella storia dell'emancipazione delle donne che ha assunto 70 anni fa un'importanza straordinaria. Il nostro paese non era ancora uscito completamente dall'abisso in cui era caduto, dalla tragedia della guerra, dell'occupazione nazista, e il Consiglio dei Ministri decise per la prima volta di ammettere il voto per le donne. La questione del suffragio femminile era già presente nel dibattito pubblico italiano. Lo abbiamo visto grazie anche a donne coraggiose come Anna Maria Mozzoni, ma questa questione era stata accantonata e svilita insieme ad altri diritti calpestati durante il regime fascista. Toccò allora alle donne, come all'intero popolo italiano, scrivere la pagina della resistenza per poter non soltanto riconquistare la libertà, ma anche per passare dall'essere patriote invisibili a protagoniste della scena nazionale. E furono oltre 100.000 le donne che con le armi o senza le armi parteciparono alla guerra di liberazione. E le nascenti istituzioni repubblicane non poterono non tener conto di quella partecipazione. Ecco perché con il decreto luogotenenziale del 1945 venne ammessa la possibilità di iscrivere alle liste elettorali per i comuni le donne, anche se in liste separate, ma ci fu questa grave dimenticanza per cui le donne potevano votare ma non essere elette. Si rimediò l'anno successivo, proprio poco prima dell'imminente elezione amministrative di cui tra due giorni ricorrerà il 70° anniversario. E questa grande conquista del voto alle donne si raggiunse però anche in un clima che in parte era di diffidenza, di timore. Un importante quotidiano nazionale dell'epoca titolava in modo un po' sarcastico, e forse ci ricorda il clima anche con cui a volte vengono accolte le riforme istituzionali ancora oggi, che in un momento in cui non c'era il pane ci si occupava del voto alle donne. In realtà il sentimento diffuso tra le donne era tutt'altro, era quella, come abbiamo sentito anche dalle testimonianze di questa mattina, di emozionata consapevolezza, di responsabilità, di voglia di contare, di decidere. In una cabina elettorale di legno, esprimendo il proprio voto con in mano un lapis e una scheda, molte donne forse si ritrovarono per la prima volta di fronte a se stesse cittadine. E lo ha ricordato molto bene anche una grande donna come Tina Anselmi, rammentando come alcune donne che parteciparono alla liberazione, alla resistenza e non soltanto, fossero rammaricate perché erano troppo giovani per poter votare, per poter partecipare a quel momento storico. Sicuramente la partecipazione femminile alle elezioni amministrative prima, al voto del 2 giugno poi, fu massiccia e non corrispose però ad un'altrettanto elevata rappresentanza all'interno dell'Assemblea Costituente o dei consigli comunali. Era però un traguardo fondamentale, sebbene mettesse in luce già da allora una contraddizione tra partecipazione e rappresentanza che a lungo poi ha contraddistinto la storia delle nostre istituzioni e anche di un divario tra i desideri, le aspettative e i bisogni delle donne e la realtà sociale in una società che era ancora molto pensata al maschile. Sappiamo però anche che a quel primo voto importante seguì l'affermazione in Costituzione di norme fondamentali per riconoscere la parità di diritti tra uomini e donne. Non a caso anche Teresa Mattei, a cui dobbiamo tra l'altro la scelta di questo fiore per celebrare questa giornata e che è scomparsa proprio a marzo 3 anni fa, intervenendo all'Assemblea Costituente, sottolineò come in un paese in cui ormai di fatto si era arrivati ad una parità di doveri tra uomini e donne e come di fatto il peso di molte responsabilità e sofferenze, prima collegate e riservate naturalmente agli uomini, fosse passato anche alle donne, finalmente si arrivasse all'affermazione giusta e legittima di una parità di diritti.
Ovviamente tra il 46 e il 48 si compirono soltanto i primi passi, ne seguirono molti altri, certo, negli anni successivi. E forse ha ragione chi dice che l'unica rivoluzione di successo del secolo scorso è stata quella delle donne. Sappiamo però che la strada è ancora molto lunga per poter arrivare ad una piena parità di diritti tra uomini e donne. E non è un caso che il nostro governo fin dall'inizio si sia impegnato per raggiungere un'effettiva parità di rappresentanza democratica attraverso le modifiche portate alla legge elettorale per le europee, alla legge per l'elezione della Camera dei Deputati o la parità nei consigli regionali o le modifiche alla nostra Costituzione volte a sancire nuovamente la necessità dell'equilibrio di rappresentanza tra uomini e donne nelle istituzioni e nella democrazia attiva del nostro Paese. Purtroppo è un cammino non ancora compiuto, lo sanno bene tutte le donne, lo sa ciascuna di noi e lo prova nella propria vita quotidiana, sulla propria pelle, anche perché resta la nostra purtroppo una società che in molti settori è pensata da uomini per uomini. Però sappiamo anche che siamo in cammino e nonostante ci siano purtroppo anche fatti tragici di cronaca che ogni giorno ci ricordano le violenze che ancora oggi subiscono molte donne, noi sappiamo che c'è un percorso innanzitutto culturale da compiere, cominciando dai banchi di scuola, proprio per arrivare a quella consapevolezza del rispetto delle differenze e della parità dei diritti. Per questo voglio ringraziare anche il nostro Presidente della Repubblica per l'attenzione che riserva costantemente al tema del pieno raggiungimento della parità dei diritti tra uomini e donne e anche all'impegno per consentire alle donne di vivere senza preoccupazioni e paure per le violenze o le discriminazioni che possono subire, come ci ha ricordato fin dal suo giuramento, fin dal discorso tenuto in Parlamento. Noi sappiamo che la forza delle donne deve ancora esprimersi pienamente nel mondo del lavoro, delle istituzioni, per svolgere un ruolo importante per garantire la credibilità anche della politica e delle nostre istituzioni. Sappiamo che la strada per la piena parità tra uomini e donne è ancora lunga, ma per fortuna sappiamo anche che siamo in marcia. Grazie. Grazie al Ministro Boschi, io vi lascerei ancora alla musica con un altro brano del quintetto d'archi dell'Orchestra da Camera Europa Musica. Prego.